E bella a tutti ragazzi, sono la vostra cara Mitrax e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoblade Chronicles 3. Ragazzi, procediamo alla nostra avventura. Mi raccomando, seguitemi in live, avete il link qui in basso. E vediamo cosa ci aspetta oggi in questa nuova live e soprattutto con le nuove classi che abbiamo sbloccato. Bene, eccoci qui, insomma. Allora, ieri siamo arrivati alle praterie Millic. E abbiamo cambiato un po' di classi di personaggi, abbiamo anche preso tecniche diverse, visto che abbiamo cambiato la classe. Quindi vediamo, volevo provare a, aprire l'UI del combattimento. E insomma, così, per il momento abbiamo una tecnica, poi più avanti che aumentiamo di livello e anche di classe, potremo aggiungere altre tre tecniche, perché poi a sinistra c'è l'Ouroboros e proseguiamo per il punto rosso indicato. Io ho leggermente livellato, se notate, più o meno siamo a livello 14, quindi boh, ok. E niente, vediamo un attimo, perché se passiamo di là ci sono loro. Vabbè, passiamo lo stesso, amen. Eccolo qua. Mi sa che ci farà un po' di bua, ma vabbè. O anche no. No. Come cammina? Mi fa morire. Allora. Sì, va bene. Sono distante da te 100 metri, ancora mi agri. Ok, vediamo. Mi pare che qua ci sia adesso il tutorial della classe. Del cambiamento di classe. Ok, proviamola con quelle bestioline. Infatti. Potevo fare anche questo. Però vabbè. Bene, usiamo Lanz. Aspettate, abbiamo preso di mira lui. Loro mirano lui? Sì, quindi va benissimo. Ottimo. Allora, tecniche di fusione. Con le tecniche di fusione puoi combinare una T di classe con l'effetto di una T magistrale, se sono cariche. Tieni premuto ZR, poi premi il pulsante della T di classe. Tattica, tecnica, insomma. Le tecniche di fusione, ok, che sono queste. Permettono di collegare svariati attacchi, infatti tecniche normali con tecniche di fusione e viceversa, oppure tecniche di fusione tra di loro. Che era quella volta in cui vi ho fatto il video, il secondo video, secondo, sì, 2 mesi fa, dove vi ho spiegato proprio che c'era sta scia, sta linea arancione che collegava le due tecniche diverse, no? Per combinarle e fare un attacco più potente. Ecco, esattamente come. Allora facciamo grande impatto. Usiamo Lanza. Ok, l'altra si sta caricando. Ok, l'altra è pronta. Grande impatto, bisogna caricarlo. Loro che stanno mirando. Buono. Questa si carica in base agli attacchi automatici. Perché avevamo l'arma di Senna. Ce la facciamo in tempo? L'altra è pronta. Qua bisogna. Ma mi sa che li facciamo fuori ancora prima. Dai. Mi sa che lo ammazziamo ancora prima di far la prova. Vabbè. Dai, dai, che manca poco. Ce la facciamo? Mi sa di sì. Vedete? ZR, fusione. Ottimo. Molto semplice. In questo caso non so perché. Ah, ok, si è messo un po' di protezione. Ottimo. Molto facile. ミオが戦ってる時みたいに機敏に動けていた気がする。あんなに使いこなせるなんて驚いちゃった。ミオもすごかったよ。もう少し練習すれば君より上達するかも。あんま実感なかったけど、ウロボロスってすげえんだな。だな。あ、ロックされてたアイコンのゲージが溜まってるよ。私も共に戦い経験を蓄積すれば他のメンバーのクラスも扱えるようになるということか。いろいろと検証したいところだが、同じ場所にとどまり続けるのは危険だな。ああ、そんじゃ早いとこ南を目指そうぜ。
Aumento rango di classe. Combatte e guadagna punti classe per far salire di rango la tua classe. Puoi ottenere un nuovo rango di classe anche spendendo monete Nopon. Quindi se troviamo delle schermaglie in giro, ok, ci danno come, come esito, insomma, praticamente monete Nopon, possiamo fare anche questa cosa, no? Giusto per aumentare il rango. Allora, ogni classe ha una tecnica perfezionata fin da subito. Ma per migliorare le altre tecniche, abilità, tecniche personali, eccetera, dovrai far salire di rango la tua classe. Di norma una classe può arrivare fino al rango 10, ma completando certe missioni potrai sbloccare la possibilità di aumentare il rango anche oltre a questo limite. Ah, questo è interessante. Rango delle classi 1. Selezionando personaggi classi e premendo ZR puoi vedere i dettagli della classe selezionata, comprese le tecniche e le abilità migliorabili, scusate. Salendo di grado, di rango. Ok. Questo è un po' complesso. Oddio, complesso, non tanto. Vi spiegano un po' in dettagliato tutto il processo qui. Allora, la scala di rango è S, A, B, C, D. E per ognuna di queste aree, praticamente, c'è attacco uguale spada, difesa uguale scudo, cura uguale cuore, difficoltà uguale, digestione uguale pedina. Anche la compatibilità di un personaggio con una classe varia. Personaggi più compatibili guadagnano più punti classe, facendola salire di grado più alla svelta. Questo, vabbè, più avanti nel tempo prendiamo mano, insomma. L'effetto di queste tecniche dura per un certo tempo. La durata è indicata dai raggi di luce che colgono il personaggio. Quando scompaiono, l'effetto svanisce. Quindi prestiamo attenzione a questo. Tuttavia, i personaggi possono attivare solo una posizione per volta. Se ne inizi una nuova, questa sostituirà la precedente. Ora puoi nuovamente cambiare classe e modificare, va bene, le tecniche magistrali. Prova tutte le moltissime combinazioni possibili. Proseguiamo. Lanza è orribile. Vestito così, poi. A me non piace per niente. Allora, proseguiamo. Allora, forse qui può darsi che siamo nel posto in cui c'è il deserto del Dannag. Di Xenoblade 2. Ritorna. 提案って？今地形データを送る。ざっくり言って西と東。僕は西側ルートを提案する。理由は？西側はアグヌスのコロニー支配域になってる。いくつかの部隊が展開していて少々危険かもしれないが、南下するには最短ルートだ。東側はどうなんだ？東側は現在どこのコロニーの支配域にもなっていない。ただし、西側よりかなり時間がかかる。時間かかるんだ。ちょっと待て。わざわざ危ない方を選ぶのか？少々危険かもしれないと言っただけだ。規模はそこまでじゃない。アグヌスの部隊展開してるんだろ？ああ。なのに行くってのか？その方が効率はいいと言っている。効率って。効率は大事じゃないかな。時間かかるよりかからない方がいいと思うな。ねえ、ひょっとして2人とも余計な気使ってない？いや、そういうわけでは。東寄りのルートの方が安全なんでしょ？おかしいじゃない、安全な方を選ばないなんて。だから時間が。ほら、気遣ってる。それだけじゃないんだ。東には荒野が広がっている。暑さが尋常じゃないんだ。それはダメだよ、ミオちゃん。私のことはいい。みんなの安全の方が大事でしょ。ノアはどうなんだよ。俺は。Madonna, ragazzi.俺も安全な方を取りたいかな。
暑さなら我慢すればなんとかなるだろう。これで4対2だな。体温、セナ、お願い。わかった。君がそこまで言うのなら。これで決まり。さあ元気出して出発。Ho paura dei mostri che potremmo incontrare. Perché qua mi sa che sono belli fortini. È la mano quella? Mi sa di sì. O la mano o il braccio, ma più la mano, penso. Scusate se non vi ho visto subito il messaggio, ma ecco. Stavo aspettando che la cutscene finisce. Ok, qui c'è una schermaglia. Proviamo a unirci, va. Vediamo cosa ci dà. Allora, monete Nopon, interessante. 6, 2, 265, 215. Va, guarda. Io farei così, molto volentieri. Anche perché loro hanno un buon livello, noi siamo livello 14. Quindi, dove caspita stai mirando, Sana? Ah, perché? Ok. Stava mirando all'altro. Bene, mi ha grato. Allora. Beh, diciamo che utilizzare comunque le classi Agnus è pazzesco. Io sto per morire. Mi avvicino a Yuni, Taion. Bravi. Tanto switch un attimo, se no ho tempo di curarmi. Boh. Ok, ottimo. Fuori uno, c'è lui. Chi è morto là? Mamma mia, ragazzi, moriamo così, eh. Cioè, iniziamo male. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Loro erano già a livello 15 e 16. Mi preoccupa un po'. Un po' mi preoccupa. Mi sa che ci tocca livellare, non riesco a parlare oggi, un pochino. Sì, comunque, ragazzi, io ve lo consiglio. Cioè, in senso, non è male come titolo. E sicuramente vi piacerà. Anzi, spero vivamente che... ma me li ha presi tutti e due. Vabbè, almeno li spostiamo da là. Ok, ottimo. E spero vivamente che, non so, finendo questo, se non avete giocato al primo o al secondo, che lo facciate, ecco, perché sono bellissimi. A parte che adesso è in sconto il primo, quindi penso anche sul sito della Nintendo, adesso non mi ricordo male. Quindi se li provate, quelli sono belli. Il 2, e ripeto, il 2 non è che è bello perché c'è Pyre e Mitra che sono un po' scoperte, ma è bello proprio la storia, i personaggi, come li hanno proprio caratterizzati. Anche qua sono belli personaggi, eh. Nulla da ridire su questo. Però, insomma, la storia è troppo classica, in senso. Non ha qualcosa che dite, wow, è particolare. Anche perché nel primo si parlava della guerra tra le macchine e gli uomini. Per carità, non c'era quella forza sovrannaturale che controllava tutto, però avevamo per Bionis, Zameconis, Mynett, e loro erano ingoffiato fra di loro, che alla fine era la dottoressa e Klaus. E quindi, sì, insomma, diciamo che siamo là col filone. Invece il 2, ragazzi, parla di altro. Poi la parte finale, cioè, scoprivi ogni angolo, era tutto bello, non ti... vedete? Cosa vi dicevo io prima? Che se prendevo tutti e due, dopo arrivava lui, e lui fa male. Perché Xenoblade funziona così, purtroppo. O per fortuna. Beh, livelliamo. Ma chi è che mi sta mirando? Ah, ok.
ero giusta. Era bloccato perché stava caricando l'attacco. Switchiamo. Mio, dovevi andare dietro già da un po' tu. Ok. L'ho preso? Sì, sì. Madonna, avevo paura di non averlo preso. Ok. Adesso abbiamo più probabilità di vincere. Ok, stordimento, atterramento. Vediamo se riusciamo a fare... No. Vabbè. Buono, facciamo fuori lui. Che è messo... Dai, a metà vita. Sta mossa non mi piace per niente, anche se è utile. Boh, non sembra far niente se non provocare il nemico. Forse aumenta l'attacco un po', ecco, però. Ok. Ottimo. Buona scelta. E lui... Quanto siamo di livello? Ok, non dovrebbe mancare tanto. Potremmo fare anche lui a sto punto. Madonna, ste pietre. Dai, vieni qua. Va bene. Stordimento. Chi è che ha... Oh sì, certo. Sali tu da sola, ti prego. Ok. Mamma mia, fa male sto attacco. Ok. Buono, abbiamo tolto un po' di difesa. Potevo fare la combinazione. Bene. Ok, atterramento. Qualcuno me lo completa? Vabbè, muore. Va bene. Ok, lì ci sono... Oh no. Proviamo... Mio con... Oddio, pazzesco. Che strana vederla con il martello. Madonna, fa un sacco di danni sto martello. Vabbè, dai. Facciamo aggrare tutti della zona, no? E Senna? Senna? Vai, facci vedere come usi gli anelli. Beh dai, non è male. No, Senna, boh, la vedo col martello, poco da fare. È proprio figa col martello, lei. Bene. Ok, qui c'è qualche oggetto, sicuramente se mi avvicino mi aggrano, no? Vabbè. Ma io non ho voglia proprio, onestamente. Ok. Rodicorno. Lui è interessante perché è un elite. E quindi ci aumenta di molto l'esperienza. Infatti prima ho fatto il mostro grande apposta per aumentare, ma insomma... Forse non era ancora il momento. Ah, vabbè. Vediamo, sono tutti concentrati? Sì. Vabbè, dopo lo facciamo fuori, quello piccolino. Ok. Martello. Ottimo. Ok. Sì, qua è un po' un casino. Buono. No, sta... morto. No, ok, buono. Grande. Bene. Ma qua... Perché abbiamo creato troppi nemici. Aspetta.
Madonna, ti pare? Ok, sono morta, mi ha portato avanti, ma in che senso, Fra? Perché mi sa che il punto di respawn l'hanno spostato. Cioè, grazie. Però noi dobbiamo per forza livellare lì con quello. L'elite almeno. Allora, facciamo così, per non morire. Buono, così l'abbiamo tirato un po' verso di noi, sennò. Dopo, se tutti ci aggrano, è la fine. Non importa quanto sei forte, ma. Se sono in tanti, è un problema. Beh, non so adesso quant'è il limite, ma almeno 10 possono anche tipo prenderti di mira. E sono tanti 10. Poi se hanno un livello simile, insomma, non è il massimo. Ok, ottimo, vediamo. Buono. Switchiamo un po' adesso. Ok. Martello. Grande impatto. Mamma mia. E infatti. Quanto ci ha dato? Tantino, eh. Adesso andiamo subito alla base a livellarci un po', così siamo tutti livello 15. Bacino di Piento. Qua c'è Pan Pan. Cosa è successo? Stai bene? Cos'hai? Acqua. Pan Pan ha bisogno di qualcosa di umido. Ah, è un Oppon. Umido? Vuoi qualcosa per rinfrescarti? Tutto Pon va bene, basta che umidità. Basta che umidità, sì. Pan Pan muore di gola secca. Mamma mia, leggere questi dialoghi è sempre un'impresa. Ah, va bene, non so che è successo, ma portiamo qualcosa a questo Nopon prima che tiri le cuoia. È una missione standard. Possiamo anche farla. Cosa vuole? Allora, brindano ciò. Ok, vabbè, insomma, frutta in genere. Ok, saltiamo un attimo. Sì, gola secca. L'abbiamo capito. Volevo. Missioni. Shinshil. Non me l'ha segnata. Ok, sì. Questo qua. No, questo qua. Mercante collassato. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Beh, sicuramente qualche item qui in giro, troviamo quello che gli serve. Wolf terrestre. Ok. Ottimo. E anche se sono a gratta non posso cambiare finché non tiro fuori le armi. Giustamente. Che roba! Lì c'è uno di livello 14 ed è un'elite. Vabbè, prendiamo le cose intanto. Oh mio Dio, che bello salire qui sopra. Muraglia della grande mano. Questa è la. Perché sono caduta? Sono scivolata. Bene. Adesso saliamo su. Ok. Non so se riusciamo ad andare là. Mamma che meraviglia, ragazzi. Bellissimo. Ok, qui c'è una zona. Giardino oltre muro. Lì c'è un buco. Dai, facciamo fuori sto Taos. Allora, lasciamo i guaritori dietro e picchiamo noi. Perché sono tutti là, non ho capito.
Pendente aereo. Beh, questo qua lo facciamo proprio, lo mangiamo. Ok, ho acquisito la classe di Ioni adesso. Oh, aspetta, questo è interessante. Ok, ora posso usare quella di Ioni. E qualcun altro, la mia? Ok, Italian può usare quella di Mio oppure quella di Sena. Però lui... Boh. A lui lascerei questo, onestamente. E lascerei quello di Ioni. Perché almeno avere tre guaritori in squadra è ottimo. Vediamo un attimo. Vabbè. Abbiamo messo Noah la classe guaritore, adesso voglio proprio vedere. Sì, comunque più avanti dovrò fare una bella classe di guaritori, perché... Cioè, curano veramente poco. Guardate di non cadere, eh. Allora, abbiamo fatto un bel giro. Beh, qui è ottimo per skippare i nemici. Ok. Oddio, guardate quello in fondo. Quello è un livello bello alto. Quello lì, quei dinosauri là enormi. Pianoro di racine.確かに暑いっちゃ暑いが、そんなか。ミオは暑いのも暑いものも苦手なんだ。だから言ったのに。ランズは昔からこういうの得意だろ。まあな、鍛え方が違う。正直、俺も少ししんどくなってきた。どこか休めるところでもあれば。 Mi sembra la scena Nia e Pyra a Tantal. Che tipo... Nia freddo e si abbraccia a Pyra. Guardate il mondo di Taion come gira. Mamma mia, devo pulire i vestiti, sono orrendi. Beh, forse adesso che siamo arrivati, sì. Oh, ok. Pochi nemici qui. E vedo che tanti sono anche riciclati. Ma veramente? Non capisco perché... Cioè, se contate più o meno le specie che abbiamo visto finora, ne contate forse neanche 10 su una mano. Su due mani, scusa. Te, non su una mano. Cioè, sono pochi, eh. Cioè, i wolf li abbiamo visti un sacco. I camel anche nella mappa iniziale. Hanno cambiato più o meno il dinosauro lì, insomma, che non so neanche come si chiama. Ok, hanno aggiunto i serpenti, vabbè. Però per il resto sembrano tutti mostri riciclati. Perché sta cosa? Cioè, con tutti i mostri che ci sono anche nei precedenti Xeno, non potevano usarne? E poi, a proposito di ciò... noi... A che capitolo siamo? Al secondo. Allora, i capitoli sono 7, io mi auguro di trovarmi dei mostri diversi, poi. Cioè, me lo auguro molto, tutto il cuore. Ok, puliamoci i vestiti. Alleniamoci, non so se... Ok, sì. Così siamo
pari con il livello perché con gli Diagnos li abbiamo usati un po' meno, quindi hanno un po' di differenza rispetto a no, Lanza e Yuni. Ok. じゃあ俺もランツもせっかくだからなこわオッケーずぶ濡れなんだから大して変わんねえだろ変わるとか変わらねえとかそういうんじゃねえ耳に水入っただろうがタヨンは行かないのか僕にはやることがある今そっちに送る地図地形局のなこの辺りは消滅現象がよく起こる消滅現象ってあのここだってそうだ。どうせならより安全なルートを進みたい慎重なんだなそれが役目だ助かるよいやよquesto salto sembrava tipo la voce di Link quando salta su Zelda Incredibile! Che dettaglio! Come stai, Mio? Benissimo, mi sono rinfrescata nel lago. Meno male. Tutto questo movimento mi ha fatto venire una fame bestia. Ok. Abbiamo di sicuro ancora delle razioni. Prendine un paio dopo esserti riposato. Il nostro viaggio sta diventando sempre più una piacevole crociera, eh? Ehi, mi pare di ricordare che anche tu fossi d'accordo a fermarci all'oasi. Certo, l'ho ritenuto necessario per fare una piccola pausa e controllare il percorso. Tyon, dai su, fai un bagno, rinfresca quel cranio surriscaldato che ti ritrovi. Non è una buona idea, anche all'aperto e con un'ottima visibilità come qui è sempre opportuno rimanere allerta. Sì, hai ragione. Ehi, grazie a te posso fare il bagno io. E non è la prima volta che mi aiuti da quando abbiamo unito le nostre forze, Tyon. Già, se non fosse per te, non sono sicura che sarei ancora tutta intera. È per questo che sono qui, determinare le migliori mosse da fare dal punto di vista tattico e strategico. Che roba. Ehi, Tyon, sapresti anche indicarci la strada per uscire da questo deserto, magari? Certamente. Dobbiamo dirigerci più a sud, verso le pianure di Ribbi. Sembra un'altra bella scarpinata. Se dobbiamo camminare ancora un sacco, perché non ci incamminiamo, non ci accampiamo qui oggi? Per oggi. Non sarebbe male fare di nuovo scorta d'acqua. Beh, sicuramente. Non è una cattiva idea, tuttavia. Tyon, stiamo attraversando una landa desolata. Hai bisogno di riposo come tutti noi, non lo hai appena ammesso? E poi io sto morendo di fame. Ah, brava, così si fa. E sicuramente adesso impariamo a cucinare? Manana, fai qualcosa? Pancia di Manana ha sentito qualcuno dire che ha fame.
Riku Monano, dove eravate cacciati? Fatto piccola ricerca per qualcosa di gustoso. In questa oasi l'ossoreggiante noi trova prelibatezze molto meglio di razioni. Se papille gustative felici, cuore pon e anima felicissimi, e morale si impenna. Perciò Malanna tiene fissi, occhi fissi a terra in cerca di prelibati bocconcini. Ah, quindi poi cucinate anche per noi. Esattamente corretto. Malanna ai fornelli è una vera star, ve lo dico. Però. Pietanze programmate richiede 2 ore di cucina. Madonna. Voi aspetta e sta buoni come bravi soldati affamati. Ma che sprazzi, 2 ore? Non c'è niente che valga la pena aspettare 2 ore. E dai, dovete solo buttare un po' di roba in un tegame e cucinare tutto insieme. Serve davvero tutto questo tempo? Me? Che parole senza creanza e senza valenza. Amici, penso che cibo, solo carburante per voi altri senza pelopon, che screanzati. Madonna. Malanna offre cucina raffinatissima. Non si trova solo pon di cucinare roba in polentone e poi ficcare in bocca. Malanna, vuoi che ti aiutiamo a cucinare? Forse così ci ficcheremo il cibo in bocca un po' più in fretta. Che cattiveria. Beh, proposta accettabile. Ma se Amici vuole aiutare Malanna in cucina, alcuni paletti va fissati. Assaggio è 100% esclusiva mansione riservata a Manana. Ok. Bene. Impariamo a cucinare con Manana. Ok, cosa facciamo? Cucinare e mangiare. Mangiare i piatti di Manana a un punto di riposo incrementerà temporaneamente i punti esperienza e le ricompense ottenute in combattimento. Alcuni punti di riposo sono mense dove puoi ordinare del cibo. In tal modo aiuterai Manana a inventare nuove ricette con nuovi effetti di stato. Vai con le ordinazioni. Ok. Vediamo un po'. Manana no. Ma cosa? Ok. Manana no. Cosa ho detto? Che ridere. Vabbè, qui sono elencati i piatti che puoi cucinare con a destra i relativi ingredienti. Seleziona Ener zuppa di Manana. Manana no. Vabbè, questo ha fatto spaccare. Sono tipo le stelline. Vabbè, ok. Aumento, vabbè. Punti esperienza e punti classe. Manana no. Basta. Sono pienissimo. Era da un po' che non mangiavo così. Grazie per il banchetto. Ti sei superata, Manana. Incredibile come tu riesca a creare piatti eccezionali anche qui in mezzo al nulla. Manara arrossisce. Veniva anche in battaglia con noi a cucinare per i soldati. E si portava quel coso in battaglia? Faceva il possibile per sollevare il morale delle truppe, specie al fronte, dove è facile lasciarsi sopraffare da dubbi e insicurezze. Wow, ma pensa a te. Cos'è questo sguardo? Manana piace viaggiare con Mio e amici, così scoperto ingredienti mega favolosi. Manana fa piatti super nuovissimi, così il repertorio di Manana spacca tutto. A proposito, e Riku cosa fa in squadra con noi amici? Riku fa super assistenza a 360 gradi. Insomma, Riku vero factotum. Factotum. Oh, talentuosissimo in riparare telai energetici e anche in creare gemme. Anche tu sei davvero straordinario. Ora che non abbiamo più le colonie per attrezzatura e manutenzione, Riku è una risorsa indispensabile. Amici, vuole vedere il super trucco di Riku? Sì, senza dubbio, facci vedere. In questo momento. Riku non può. Non puoi tirarti indietro così. Riku non riesce così a comando. Necessita materiale giusto per fare gemme. Ecco qua. Ehi, Riku. Sì? Fino ad ora abbiamo affidato a te tutte le riparazioni e le manutenzioni. Pensando a quel che ci aspetta, però, non sarebbe meglio se imparassimo a regolare i nostri Gladius da soli? Oh, sì.
Beh, non è una cosa che si impara da un giorno all'altro. Se è possibile, vorrei imparare anch'io. E anch'io. Beh, ok, Riku accetta. Fa mega eccezione e spiega a amici come creare gemme. Come già detto, prima bisogna trovare i materiali. Riku, notato Serpix durante precedente Girettopon a sorgente di Ricot. Da essa si può ricavare occhio abbagliante. Ok. Troviamo questo occhio abbagliante. I piatti di banana per un po' aumentano esperienza e G ottenuti. Migliorano la raccolta di oggetti, eccetera. Ok. Allora, proseguiamo verso il punto lì. Occhio abbagliante. Quindi andiamo a fare fuori un Serpix. Eccoci qua. E questo è il mostro che dobbiamo eliminare? Sembra un osso duro. Niente di meglio che un po' di motto dopo mangiato. Adesso ti faccio vedere io. Va bene. Facciamo fuori questo Serpix, che loro sono abbastanza bastardi. Molto. Bene. Allora, abbiamo Mio a comando. Mamma mia, guarda come mi viene addosso. Questo mi sa che è Stino. Mamma, toglie un sacco di vita. Chi è che sta per morire? Mio. Non voglio usare i curatori perché adesso per il momento voglio picchiare un pochino. Dopo semmai sì. Prego. Prego. È fatto apposta. Ah, ecco. Io ho detto, ma come scusa, una mossa che ci va fuori tutti quanti, quasi one shot. Cioè, boh. Uffa, quale cose si mettono male? Se non ci diamo una mossa, diventeremo il suo spuntino. Amici, cosa fa? 6 contro 1. Amici, dimenticato che solo unione fa forza. L'unione fa la forza. E va bene, io sto in difesa e quando si distrae voi vi buttate su di lui. Cosa? Correre nelle fauci della bestia? Anche no, meglio se attacchiamo a turno da lontano. Entrambe pessime strategie contro una Serpix. Se volete la mia, Mimi fa qualcosa. Non riusciremo mai a combattere insieme se ognuno fa di testa propria. Effettivamente. Dobbiamo decidere un piano e seguirlo. Ok. Che piano? L'assalto di gruppo! Raga, questo è OP! Bisogna. No, non vedo l'ora. Vabbè. No, non vedo l'ora. Allora, un assalto di gruppo è una speciale mossa che permette ai membri del gruppo di eseguire a turno delle tecniche impostate strategicamente. Eseguire combo, collegare tecniche ed effettuare azioni di ruolo consente di riempire l'indicatore degli assalti di gruppo. Quando è pieno, premi più per far, vabbè, partire l'assalto. Questo, ragazzi, è una cosa talmente forte che c'è in tutti i Xeno e veramente fa un sacco di danni. Oltre che aumenta l'esperienza di tantissimo. Manca poco per arrivare a completarlo. Vediamo. Dai, 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 che ce la facciamo. Cioè, è una mossa veramente fortissima. Vediamo. Bellissima l'animazione, fantastica. Allora, una volta iniziato un assalto di gruppo, puoi scegliere tra tre ordini diversi, in base ai bonus ottenibili al loro completamento. Per prima cosa, scegli l'ordine che vuoi seguire. Allora, scegliamo salto eroico, che fa molto più danno. Poi, con la vita siamo a posto. Seleziona i membri del gruppo e attacca usando tecniche. Allora, in questo caso noi ci indica di usare, non si capisce se Tayon o Yuni. Vabbè, usiamo Tayon. Ah, e comunque i curatori non possono raggiungere il 100%, quindi per forza dopo dobbiamo mettere un difensore, un attaccante che
aumentano. Però si può fare un bel po' di punti se mettete tutti i difensori su tutti i guaritori e poi un difensore alla fine andate anche tipo oltre i 200. Vabbè, adesso vedete pian piano. Seleziona i membri del gruppo e attacca con le tecniche per ottenere somme variabili di punti tattici, in base al personaggio. Con il 100% di punti tattici potrai completare le varie ordine. Puoi ottimizzare il guadagno di punti tattici, usando personaggi con lo stesso ruolo o affiliazione dell'ordine, o soddisfacendo altre condizioni. Quindi verifica sempre le varie possibilità. Se rispetti i criteri di ruolo dei membri del gruppo che partecipano all'assalto, puoi attivare alcuni effetti speciali che migliorano l'assalto di gruppo. Primo sangue, usa un attaccante per il primo attacco e otterrai un bel gruzzolo di punti tattici. Limite di punti. Se attacchi con un guaritore, il totale dei punti tattici non supererà il 99%, come vi dicevo prima. Di nuovo in azione. Completa un ordine con un difensore per riattivare il personaggio che ha più punti tattici. Ok, adesso siamo a 38. Completa l'ordine raggiungendo il 100%, ma noi lo facciamo anche oltre. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Allora, buttiamo Yuni. Ok, buttiamo. Allora, vediamo. Facciamo una bella combo, va. So già che... Benissimo, adesso buttiamo semmai... lei, che ha un po' più di punti. Arriveremo a 150? 142. Ok, perché abbiamo un'arma che... Adesso sì, che facciamo male. Completando un ordine, attiverai una tecnica d'assalto, un potente attacco con cui concludere la sequenza dell'assalto di gruppo. Se te la cavi bene, i membri del gruppo possono ottenere un altro turno. Scegli un altro ordine e continua la sequenza, se la barra non è vuota e hai i personaggi disponibili. Va bene, questi tutorial non sono lunghi, caspiterina. Lei fa malissimo, ma fa malissimo. Adesso vediamo un attimo. Quanto riusciamo a fare con lui? Saliamo a un 50? 44. Non so se riusciamo a fare un'altra. Mi sa di no. Sì? Caspita. 103. Ma lei col martello fa molto più male. Vediamo se... Chi è che ci lascia fuori? Ok, Tion. Capperi. Vabbè, l'unico è lui, ma non facciamo nulla, ragazzi. Non arriverà mai al 100 e poi non possiamo perché è un guaritore. Vabbè, dai. 16.492 danni. Ok, fine di un assalto di gruppo. Quando l'indicatore degli assalti è vuoto o non hai più membri del gruppo disponibili, l'assalto di gruppo termina e potrai vedere i risultati che hai ottenuto. Sì, abbiamo fatto poco perché... non ci hanno dato l'opzione di fare danni super, però vabbè, è l'inizio, quindi è normale. Dopo sicuramente, cambiando le varie classi, avere anche gli Ouroboros, perché con gli Ouroboros possiamo fare gli assalti di gruppo e lì si fa veramente male. Cioè, avete già visto quanti danni fanno... Guardate questo per morire. Non morire! Ma avvicinati che ti curo. Tema. Bravo, grande Tion. Io sono una che va tanto a cavolo duro, insomma. Quindi sì. La cosa del guaritore a me non è che piace molto come classe. Sono più per attaccante. Ok. Infatti a volte lascio i guaritori che si arrangiano loro. È che sì, fino a una certa arrivano con l'intelligenza artificiale che hanno. Bene, ce l'abbiamo fatta. Wow, così era molto meglio di prima. Ottimo lavoro di squadra. Lavoro squadra. Rico dice appena sufficiente. Sembra che noi amici ancora un po' scarsi. Squadra di amici può eseguire mosse più forti e più grandi se si allena. Ci fai un'altra volta la predica, palla di pelò? Però ha ragione, in fin dei conti siamo insieme da un giorno soltanto.
Dobbiamo imparare a vicenda i nostri stili di combattimento per vedere dei risultati. Concordo pienamente. Beh, abbiamo sempre il come si chiama di Riku. Andiamo verso l'Oasi. Oh, quasi tempo che Riku insegna creazione di gemme. Che quelle sono veramente ottime. Siccome possiamo spostarci con questo, facciamo così. Così stiamo un po' più veloci. Ok. Adesso ci insegneranno. Ok, le gemme. Dato che Amici muore di impazienza, Riku insegna arte di creazione gemme. Per creare gemme, infatti, oltre a materiali già recuperati, serve anche una gematrice per fare base. Ah, è più complicato di quel che credevo. Ma Amici non si preoccupa. Per adesso Riku ha una riserva personale. Perciò noi usa quella. Gematrice. Bella pensata, Riku, grazie. Che sguardo. Adesso Riku preparato apparatopon. Ok, vedete, assomigliava a quello della vecchia colonia, no, di prima. Prima cosa, Pon, si mette gematrice qui. Questo fa da substrato Pon di base, mamma mia. Su cui noi poi mette materiali che poi viene lavorati. In questo modo Pon si può ottenere vari effetti utilissimi. Infine si equipaggia e si usa. Va bene, va bene. Se Amici non capisce il concetto, Pon, forse è meglio che voi prova direttamente. Beh, sicuramente. Tra la tecnica e la teoria. Allora, quando arrivi a un punto di riposo, puoi utilizzare oggetti per creare gemme. Le gemme forniscono vantaggi di varia natura quando vengono equipaggiate. Allora. Vediamo. Ok. Allora, puoi creare una gemma solo se hai raccolto i materiali necessari, ovviamente. Proviamo a creare corpo corazzato 1, che è questo qua. Ok, molto semplice. Ora che hai creato una gemma, chiudi il menu. Va bene. Che bella sta canzone in sottofondo nei punti di riposo. E così il processo concluso, Pon. Wow, ci abbiamo messo una vita. Beh, oddio. Non tutto facilissimo e velocissimo come in colonia, dove si ha strumenti giusti. Saremo più veloci la prossima volta, ora che abbiamo capito tutti come fare. Noah, ora utilizza prodotto. Subito. È solo che equipaggiamo. Una volta create le gemme, possono essere assegnate a qualunque membro del gruppo selezionando personaggi gemme nel menu. Man mano che i personaggi aumentano di livello, potranno equipaggiare un massimo di 3 gemme. Ognuna conferisce un effetto unico. Personalizza in base al tuo stile di gioco. Ok. Allora, le gemme possono essere assegnate a qualsiasi personaggio. Vabbè, insomma. E seguiamo la manina, va, perché tanto non è complesso da capire. Ok, poi le sblocchiamo in base ai livelli. Quindi a livello 20 possiamo avere un secondo slot dove mettere un altro tipo di gemma. Adesso in questo caso mettiamo questa che ci obbligano. Più 100. Beh, più 100 di vita. Ragazzi, è tanta roba. Per questo dico che le gemme sono veramente forti in questo gioco. Bene. Ecco qua. Beh, vediamo quanto forte è diventata, no? È già notte, non possiamo aspettare domani mattina? Oh già, hai ragione. Proprietà gemme numerosissime, se si usa materiali diversi. Se si impara a creare gemme, persino sconfiggere Gonzalez, l'inamovibile, diventa facile come battere Konix Piccolo Pon. Riku può creare nu gemme nuove se trova materiali nuovi. Marana anche può creare piatti nuovissimi con ingredienti nuovi. E può creare anche diverse portate e menu organizzati per colore e. Sì, abbiamo capito, dacci un taglio. Poverina. Direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Mettiamoci a dormire. Faccio io il primo turno di guardia.
Se parliamo prima dell'alba dovremmo riuscire a non stancarci troppo. Sì, grazie, buonanotte. Ok. Fa caldo come sempre. Sarà meglio fare più strada che possiamo prima che faccia ancora più caldo. Secondo le mie stime, adesso siamo circa a metà. Circa, vabbè, a metà di questa landa. Resisti, Mimi, ce la puoi fare. Ok. Forza, andiamo. Ricevuto, continueremo la marcia fino alle pianure di Ribby. Abbiamo completato anche la missione standard di Rico Melana, che è abbastanza importante. Perché comunque. Bene, abbiamo un'icona del cibo sopra di me, che indica, vabbè, quanto tempo abbiamo ancora prima che smette di fare effetto, insomma. E quindi dopo ritorniamo a mangiare. E se troviamo materiali per fare le gemme, ancora meglio, perché così saremo veramente forti e anche se troviamo nemici con qualche livello in più, non è un problema.